Ciao, io sono Lorenzo e questo è Xplain Blog e Tutorial Italia. Oggi sono qui in prestito nella location di Sniffando Libri, che saluto e ringrazio, e oggi, come vi avevo preannunciato, non utilizzeremo Xplain ma DCS, Digital Combat Simulator. Che cos'è? È un simulatore di volo, come ben saprete, e dedicato al volo militare. Oggi con questo simulatore proveremo un'espansione che è l'F-5 Tiger 2, un aereo che avrete sicuramente visto anche nel film Top Gun, quando Tom Cruise fa l'inseguimento con il MiG. Insomma, un aereo molto bello, molto interessante e che ho e che recensirò nei prossimi mesi, e soprattutto che ho fatto la procedura di startup in questo video. Quindi saliamo a bordo e vediamo com'è andata. Bene ragazzi, ed eccoci qua con il F5 Tiger 2 o 2. Un aggressor veramente fatto molto bene, e sediamoci subito all'interno dell'aereo per eseguire l'accensione, come vi ho detto precedentemente. Entriamo quindi all'interno. L'aereo è un aereo che, essendo un aggressor, essendo una guerra, un aereo da battaglia, deve in qualche modo avere un'accensione rapida, deve avere i sistemi a portata di mano. Intanto siamo proprio dentro a un bel bombardamento, speriamo che non vada a finire male, che non mi bombardino anche me, e iniziamo quindi subito con la procedura di accensione. Per prima cosa voglio però dirvi che ho dovuto abbassare la risoluzione perché ovviamente il mio computer non è tanto performante quando faccio anche i video, quindi fondamentalmente ho dovuto abbassare. Però, come vedete, vengono fuori appunto le indicazioni di quelli che sono i sistemi che sto attivando. La prima cosa da fare, avete capito, è quella di accendere le battery switch. In questo momento si sono accese le battery switch, ci sono accesi alcune spie luminose. Andiamo a cliccare sul Master Caution, entriamo nella visuale, diciamo, frontale, perché voglio farvi vedere che dobbiamo assolutamente chiamare il Grand Crew per un rearm e refueling. Io scelgo una impostazione a caso, che è questa, ma proprio a caso. No, così c'ho solo del fuel, mettiamoci anche, ecco qua, qualche missilino. Andiamo a dire ok, request rearming, e andiamo copy nella visione esterna, appunto per vedere che l'aereo comincerà a armarsi. Ecco, vedete che si arma. Preferivo avere sì, ho messo molto più carburante di quello che pensavo, ma va bene lo stesso. Ecco, l'aereo è fondamentalmente armato. Ciò dovrebbe dire presso il Grand Crew. Rearming complete. Infatti così. Entriamo di nuovo all'interno e continuiamo con la nostra procedura di accensione. Torniamo a questo pannello e andiamo a accendere i generatori di sinistra e i generatori di destra. Insieme ai due generatori bisogna accendere anche le pompe, sempre di sinistra che di destra, e chiedere che il fuel arrivi direttamente dal pilone esterno. Del refueling e di come funziona l'approvvigionamento del carburante ne parlerò in un prossimo focus. E a questo punto siamo pronti per eseguire l'accensione, però per farlo dobbiamo sempre chiedere alla ground crew appunto di dare aria. Per chiamare la ground crew si utilizza questo tasto che io ho ho fatto
ho attivato nel mio joystick, quindi basta che fare così per me, e ground crew, ground air supply, e chiediamo di connetterla. Ground air supply. Aspettiamo l'ok, prima che Copy. adesso ha capito, al Ground solito. air supply is now connected. Benissimo, di nuovo chiamiamo il ground crew e gli chiediamo di applicare aria. Apply ground air supply. Copy. Vedremo Air is now appunto, applied. ecco, vedete che questo indicatore comincia a accendersi. Andiamo sullo starter che si trova qua. Vedete qua? Alcuni secondi di starter. Dopodiché andiamo a posizionare, ecco qui, togliere la posizione di idle o idle, non so come si dice. Vedete che comincia a muoversi sia la lancetta dei giri, ma soprattutto questa lancetta non deve superare questo punto, cioè il 9. Eccoci qua. A questo punto 35 secondi e l'aereo sarà pronto. Le temperature cominciano ad alzarsi, e tutto comincia a entrare in circolazione. E diciamo che è pronto. Di nuovo chiamiamo il ground crew. Eccoci qua, l'aereo adesso è pronto. Come vi ho detto, 35 secondi. Chiediamo di applicare aria anche al motore di destra. Apply ground air supply. Copy. Air is now applied. E di nuovo tasto di accensione e di nuovo togliamo la posizione di idle o idle, non so come si dice, ragazzi. Vediamo che non superi il 9. Sembra che tutto vada bene. Guardate adesso questo indicatore. Si dovrebbe aprire quando i due motori sono, eccolo qua, open. Vi faccio vedere cosa è successo. Praticamente in fondo all'aereo vedete che si sono aperti dei boccaporti. Non chiedetemi cosa sono perché ancora non l'ho capito. Come vi ho detto, io sono neofita di DCS. A questo punto l'aereo è pronto. Andiamo ad agire sullo pitch damper e yaw damper in questo modo. Uno e io damper. Intanto che siamo qua, possiamo accendere appunto il nostro radar in questo modo, lasciando la posizione di range a 40. Andiamo ad aprire il flap, full flap. Andiamo a disconnettere attraverso il ground crew. Disconnect ground air supply. Il ground air supply è disconnesso. Copy. Adesso lo Ground air disconnetto. supply is now disconnected. Andiamo a dare ossigeno al nostro pilota, in questo modo. E adesso c'è ossigeno, adesso respiriamo. Andiamo a accendere un po' di luci, tra cui le beacon, le console light, estero light, formation e tutte le navigation. Bene, abbiamo una cosa molto importante adesso da fare. Abbiamo, come sappiamo, del carico sopra i nostri aerei. Quindi dobbiamo, diciamo, preparare l'aereo al decollo e quindi trimmarlo bene. Ecco come facciamo. Andiamo a agire su questo selettore, ci abbassiamo perché l'indicatore della, come si dice, del trim è abbastanza incastrato, ed eccolo qua, e lo mettiamo a 5, in questo modo. Vedete, si sta alzando, sono io che lo sto muovendo attraverso un comando sul joystick. Lo metto a 5 perché siamo belli pesini. A questo punto
possiamo agire sull'orizzonte artificiale, scusate, orizzonte artificiale, lo azzeriamo e azzeriamo anche l'altro orizzonte e lo mettiamo a zero. Qui l'altezza, qui il course e qui l'HDG, e queste cose le sapete da Xplain, ve l'ho già spiegato tante volte. Intanto attendiamo che il nostro radar, che è questo qua centrale, si accenda, ma tanto che ci siamo andiamo a accendere l'HUD. Possiamo regolare la luminosità del segnale. E una cosa invece che mi sono dimenticato è quella di attivare il TACAN. Ok? Si attiva così, 1, 2, 22, lo metto a 22, 2 e lo metto su trasmetti e ricevi. Sentiamo già il beep del TACAN, cerco di abbassare un po' il volume, se riesco. Bene, fondamentalmente l'aereo è pronto. Abbiamo, per dare un po' di calore a sto poraccio che si trova seduto al comando, vediamo ancora una spia accesa che è quella del canopy. Chiudiamo ed eccoci qua all'interno del nostro aereo. Il TACAN funziona, qui il radar ha preso e eseguiamo appunto la procedura di taxi. Dico subito che l'aereo è estremamente sensibile, lo vedrete soprattutto quando decollerò. Abbiamo un tasto per quanto riguarda lo steering, cioè se io non lo premo lui va dritto. Ecco qua, l'ho premuto. Basta i 60 giri al minuto per partire. Eccoci qua. Ecco qui. Non so perché mi ha dato un segnale di errore per quanto riguarda il mio joystick. Spero che non sia troppo scattoso in questa fase, però il computer è quello che è. Basso la velocità, cerco di metterlo dritto, così lascio lo steering per vedere se va dritto, do una frenatina. Vabbè, mi si è spostato un po'. Importantissimo adesso, innanzitutto ritirarsi un pochino su in questo modo. Questa opzione è veramente forte. Poi vedete, vediamo se vi riesco a dare una visuale interessante. Vediamo un po', vado un pochino indietro. Così. Vedete che qui c'è un selettore. Questo serve per mettere su il naso in caso di decollo, cioè nel momento del decollo. Agisco e guardate cosa succede. L'aereo si alza. Vedete? A questo punto siamo veramente pronti per il decollo. Spero di andare dritto perché, come vi ho detto prima, l'aereo è estremamente sensibile. Il mio joystick è corto, quindi fondamentalmente farò fatica, spero che mi perdonate. Non faccio altro che dare lentamente manetta. Cerco di tenerlo dritto. Sembra che vada dritto. Eccoci qua. Stato anche bravino, vai. Non vorrei parlare troppo presto. Come dicevo, estremamente sensibile. Sono quasi alla velocità di rotazione. E tiriamolo su. In volo. Eccoci qua, tiro su i miei carrelli e sono in volo. Bene, spero che il mio video vi sia piaciuto. Per oggi finiamo qua. Mi raccomando, mettete un bel like se vi è piaciuto e altri sistemi, altre procedure le vedremo più avanti. E mi raccomando, continuate a seguirmi. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e arrivederci a presto.